Ciao, sono Francesco e ti racconto come si vive senza lavorare. Perché siamo pigri? Cioè, perché non abbiamo voglia di fare quelle cose che sappiamo bene che dovremmo fare? Beh, forse questa domanda è molto importante per il semplice motivo che la pigrizia è uno dei più grossi ostacoli al nostro progetto di cambiamento. Smettere di lavorare, ormai dovremmo averlo capito, è un progetto che non contempla la pigrizia, perché richiede dedizione, sforzo e tanta buona volontà. È importante precisare fin da subito però che in questo video non voglio suggerire dei metodi per superare la pigrizia allo scopo di rincorrere la follia della produzione continua e riuscire a stare i tempi con la frenesia di una vita volta al raggiungimento del successo e di obiettivi effimeri. Qui stiamo cercando di trovare la forza per portare a compimento un progetto nel quale, una volta realizzato, sarà indifferente se saremo pigri o iperattivi, perché lì potremo fare tutto con i nostri tempi e con i nostri modi. La prima cosa da comprendere è che la pigrizia è uno stato mentale che ci riguarda tutti. Alzi la mano chi ha voglia di fare qualcosa che detesta. È normale, ad esempio, non volersi alzare al mattino presto per andare a fare un lavoro che non ci piace. Ed è quindi normale voler rimanere a letto fino all'ultimo momento. È normale non aver voglia di fare attività fisica, perché la vita è già così stressante, complicata e stancante che non è facile trovare la forza per andare ad allenarsi anche solo una volta alla settimana. E inoltre abbiamo così poco tempo per noi che buttarlo in cose che non ci interessano ci sembra davvero di sprecare l'unico momento che abbiamo per fare ciò che realmente ci piace, ed è chiaro che questa ci sembra la cosa più insensata del mondo. Tutti proviamo questi sentimenti, cioè tutti abbiamo in noi una componente di pigrizia, e per questo motivo non dobbiamo provare un senso di frustrazione perché ci sembra di essere estremamente pigri e incapaci di fare le cose. Questa è una normale condizione umana ed è un derivato della nostra società. La domanda che ci dobbiamo porre però è questa: per quale motivo ci sono persone che sono in grado di vincere la pigrizia e quindi fare tutte le cose che si sono prefissate, cioè portare a compimento tutti i compiti che hanno da fare, e altre invece che non riescono a fare nulla e quindi vivono in un perenne stato di frustrazione per l'incapacità di dare concretezza ai propri progetti e ai propri obiettivi? Perché la questione è proprio questa: se siamo qui che stiamo guardando questo video è perché non siamo soddisfatti della condizione in cui ci troviamo. Dunque, cerchiamo di capire come si può superare la pigrizia. Come abbiamo visto nel video precedente, la pigrizia si supera vincendo, superando quel momento di appagamento immediato che si ha nel evitare le cose, cioè nel rimandarle o nello schivarle, tra virgolette. Se al mattino ci piace rimanere nel letto invece che alzarci per andare al lavoro, è perché nell'immediato rimanere nel letto ci dona piacere. Solo che questo piacere immediato poi si trasforma in una serie di problemi: il traffico, la frenesia, i ritardi. Se non troviamo la forza di andare a correre o fare attività fisica, è perché nell'immediato è più piacevole rimanere sul divano. Ma l'attività fisica, in realtà, dopo averla fatta, donerebbe un piacere ancora più grande, oltre naturalmente a dei benefici a livello di salute non indifferenti. E poi ancora, usare quel poco tempo che abbiamo a disposizione per fare tutte quelle cose che dobbiamo fare, ma che in realtà sono una grandissima rottura di scatole, nell'immediato non ci va, ma poi, una volta fatte le cose, l'appagamento che si prova nell'aver sistemato tutto è molto più grande. Un esempio classico è quello di dover pulire la nostra casa. È un'attività poco gratificante e faticosa che quasi mai vogliamo fare. Ma di fatto, però, una volta che la casa è pulita ed in ordine, proviamo una gratificazione molto profonda. E anche se non ci interessa, anche se questo tipo di gratificazione poi non arriva, sistemare tutto serve comunque a non dover vivere continuamente con quell'ansia di dover fare qualcosa, in questo caso pulire la casa, che sappiamo che dobbiamo fare, ma che continuiamo a rimandare. Questo meccanismo mentale è applicabile a tutta la nostra sfera di vita. Il peso delle cose non fatte si accumula continuamente e ci proietta in una condizione di continuo stress mentale, cioè la nostra mente non si libera mai dai doveri, continua ad essere preoccupata per tutto quello che dobbiamo fare, e in più ci sentiamo frustrati per non essere in grado di trovare la forza di fare tutto. Ecco quindi qual è il segreto per riuscire a vincere la pigrizia: comprendere che questo piccolo appagamento iniziale che otteniamo nel non fare nulla, cioè nel non fare le cose che dovremmo fare, in realtà a lungo andare si trasforma in uno stress sempre più insopportabile. E questo livello di stress noi oggi lo sentiamo addosso e ci rende la vita più complicata e più difficile.
Se incominciamo a fare tutto quello che dobbiamo fare subito, senza mai procrastinare, ci ritroveremo a vivere un'esistenza molto più leggera. Ancora una volta, al di là di tutti i consigli e i metodi che troviamo in rete per vincere la pigrizia, in realtà il metodo per superarla è estremamente semplice. Questo perché la vita è una cosa semplice. Bisogna solo imparare a capirsi nel profondo. Ora che abbiamo capito come si fa a trovare la forza per realizzare ciò che desideriamo, dobbiamo capire come canalizzarla nella direzione giusta. Per creare vera ricchezza, ma di questo parleremo la prossima volta. Grazie.